Ciao e benvenuti sul mio canale. Io sono Camilla, ho 20 anni e tra meno di un mese inizio medicina. Questo è il mio primissimo video e ho deciso di aprire questo canale perché mentre ero al liceo e mentre preparavo il test di medicina ho visto tantissimi, tantissimi video di studenti di medicina che davano consigli riguardo al test o semplicemente parlavano della loro esperienza e delle loro avventure e dello studio. E mi sono ripromessa che una volta che fossi entrata in medicina, anche io avrei aperto un canale per condividere la mia esperienza e magari anche qualche consiglio. Allora, in questo video vorrei un po' parlarvi e raccontarvi la mia esperienza con il test e diciamo un po' come mi sono ripreparata, perché sì, ho provato il test due volte, la prima l'anno scorso nel 2020 e la seconda quest'anno e per fortuna sono entrata. E quindi vi volevo raccontare un po' come mi ero sentita io dopo non essere entrata l'anno scorso, che cosa ho fatto per riprepararmi e un po' la mia storia e darmi anche magari qualche informazione o suggerimento riguardo a eventuali piani B o a cosa fare adesso. Vorrei iniziare proprio dal principio, cioè da quando ho deciso e da come ho deciso di frequentare medicina. Io sono sempre stata una persona super super indecisa per quanto riguarda la scelta dell'università, del futuro, perché uno, avevo sempre mille e uno interessi, quindi cambiavo continuamente idea, balzavo da una facoltà all'altra, guardavo prima, mi innamoravo di scienze della comunicazione, poi di chimica, poi di fisica, poi di lettere classiche, proprio mi innamoravo di queste facoltà guardando semplicemente gli esami ed ero molto confusa riguardo a cosa volesse dire effettivamente scegliere un percorso, quale potesse essere il migliore per me. E in più, io comunque, dato che questa scelta è una scelta importante, una scelta grande, una scelta per cui ci vuole tempo, ho sempre rimandato, 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 finché sono arrivata a un certo punto dove dovevo scegliere e ancora non avevo le idee chiare. Ho deciso di fare medicina, mi sono un po' approcciata all'idea di fare medicina, diciamo, quando in quarta ho fatto l'anno all'estero e sono andata negli Stati Uniti, dove a scuola ho avuto la fortuna di poter seguire una classe che era la classe di anatomia e fisiologia. Questa classe mi ha fatto assolutamente innamorare di tutti quegli aspetti anatomici e fisiologici del corpo umano e da qui ho iniziato a considerare l'idea di fare medicina o comunque di studiare un po' in quell'ambito. Ho capito, diciamo, verso Natale che medicina era quello che volevo fare io e ho iniziato ad informarmi per quanto riguarda la preparazione del test. Ho iniziato a studiare qualcosa durante le vacanze di Natale, un po' dalla teoria, però andando avanti, quando ho iniziato la scuola dopo le vacanze di Natale, mi sono accorta che tra il fatto che dovevo recuperare tutte quelle materie che non avevo fatto all'estero e il fatto che c'era la maturità da preparare, il Covid che è arrivato, la depressione del dover stare in casa, poi tutte queste cose insieme, ho avuto davvero davvero poco tempo per studiare. Quindi mi sono ritrovata a giugno, dopo aver fatto la maturità, che era andata bene, che ero felice, ho fatto una settimana, dopo aver fatto una settimana di viaggio di maturità, un po' così in Italia, un po' strano perché c'era il Covid. Mi sono ritrovata a metà luglio a iniziare effettivamente il mio studio per il test. Ovviamente il tempo era poco perché avevo un mese e mezzo e già all'inizio mi sono accorta di avere delle lacune enormi per tutte le materie, in tutte le materie del test praticamente. Io credevo di sapere bene biologia e magari fisica e matematica, in realtà ho scoperto di avere lacune anche in quelle materie oltre a chimica. Chimica è sempre stata il mio tallone d'Achille, ma anche nelle altre materie proprio non avevo fatto delle cose, non me le ricordavo, non riuscivo a capirle, insomma. Quindi ho cercato un po' di colmare le mie lacune, ma il tempo era quello che era, ho cercato di fare più quiz possibili, ci ho creduto fino alla fine, ci ho provato fino alla fine. Ho fatto il test, ma già sapevo, già lo stesso giorno, già mentre
Già prima di farlo sapevo che non l'avrei passato, infatti quando sono uscita il 3 settembre sono uscite poi le risposte e ho visto che al 100% non sarei entrata. A quel punto ho iniziato a pensare a quale potesse essere il piano B, proprio a cosa poter fare in quel momento. Allora, subito dopo il test ho fatto il Talk B. Per chi non sapesse cosa sia, è il test che usano molte università per stilare la graduatoria dell'università riguardo alla facoltà di biologia. L'ho fatto, ho fatto un punteggio bassino, che però mi ha permesso di entrare dopo qualche scorrimento a biologia sia a Pavia che a Milano. Quando però diciamo mi è arrivata la mail con scritto sei entrata, ti vuoi immatricolare, io effettivamente non mi sono immatricolata. Questo perché in realtà ho avuto un bel po' di tempo dal test di medicina a quando era il momento di immatricolarmi in biologia per riflettere e metabolizzare proprio come era andato il test, il fatto che non l'avevo passato. E in effetti mi sono resa conto di tante cose, mi sono resa conto che non sarei entrata a medicina primo e da questo poi ho iniziato a essere proprio demoralizzata, a non voler più studiare medicina perché sentivo di aver fallito, sentivo un po' anche di essere rimasta indietro, mentre tutti i miei coetanei, i miei amici iniziavano l'università, iniziavano il nuovo percorso che tanto si aspettava, io ero ancora indietro, ero ancora lì nell'incertezza di non sapere cosa fare, non sapere cosa fare adesso, ma non sapere cosa fare, non sapere se effettivamente l'anno prossimo sarei entrata, se biologia era la mia strada, se non era la mia strada. E questa cosa mi ha proprio demoralizzata, non volevo più provare il test perché non volevo più essere in questa situazione di ansia, di tristezza totale, infinita, appunto sentirmi così male, non volevo più sentirmi così male e non volevo più sentirmi come se fossi così indietro, che tra l'altro a un anno da appunto settembre dell'anno scorso ho riflettuto molto su questa cosa e ho capito che in realtà ci sono così tante persone che entrano a medicina al secondo e al terzo tentativo che è impossibile sentirsi indietro, che è inutile pensare di essere indietro perché alla fine così tante persone sono indietro che è davvero inutile farsi questi problemi, appunto non è questo il problema che ci si deve porre. Però in quel momento mi sentivo così, mi sentivo triste e demoralizzata e ho pensato di immatricolarmi a quello che era il mio piano B, la mia seconda scelta, diciamo. Se non avessi fatto medicina ero comunque abbastanza convinta anche di un'altra facoltà che era giurisprudenza. Questa è una facoltà che io avevo considerato a lungo perché mia madre l'ha fatta e diciamo mi ispirava comunque il lavoro dell'avvocato, la figura dell'avvocato, però effettivamente l'avevo sempre posta un po' in secondo posto rispetto a medicina perché medicina mi piaceva di più. Comunque non essendo passata, non volendo fare un anno di biologia, mi sono iscritta a giurisprudenza, ho iniziato e all'inizio ero super contenta perché ero in pari, ero con persone della mia età, non mi sentivo più come se fossi rimasta indietro, ma anche io avevo iniziato come tutti i miei amici, parlavamo tutti dell'università, anch'io ero all'università, ma dopo poco mi sono resa conto, parlando un po' con effettivamente persone del mio stesso corso che avevano scelto giurisprudenza perché volevano fare giurisprudenza, che avevamo una visione del futuro, una percezione dei nostri obiettivi futuri assolutamente differente. E un po' per questo e un po' perché effettivamente le lezioni, il piano di studio non mi convinceva al 100%, mi sono messa a fine novembre seduta e ho provato a stilare una lista di tutte le altre facoltà che mi sarebbero potute interessare. Avevo già tolto medicina perché pensavo di non volerla più fare, però alla fine quello che è risultato da questa lista è che
tutte queste facoltà, insomma, erano in ambito sanitario, medico. C'erano professioni sanitarie, c'erano biotecnologie mediche, altre cose comunque legate a quell'ambito lì. Ne ho parlato anche con mia madre, che poverina si è stordita tutti i discorsi, tutte le ansie riguardo all'università. Ho lasciato giurisprudenza a fine novembre e da lì ho iniziato a studiare per il test dalla mattina alla sera, senza fare nient'altro, senza iniziare un'altra facoltà, anche perché era molto tardi, senza fare corsi, facevo tutto da sola tutto il tempo. Mi sono anche reinsegnata tante cose che non sapevo o che non mi ricordavo e quindi ho avuto proprio il tempo e il modo per colmare le lacune. E alla fine questo metodo è risultato per me vincente, per come sono fatta io, per quello che ho fatto, perché effettivamente ad agosto ho fatto i primi test, che erano quelli del San Raffaele, sia in inglese che in italiano, e li ho passati. E poi a settembre ho fatto il test di medicina italiana, quello in inglese, e anche questi due sono andati molto molto bene. Infatti oggi ho appena visto il punteggio di medicina italiana, è andato benissimo. Quindi questo, diciamo, avere tutto il tempo da dedicare solo e solamente al test è servito. Però ovviamente aveva anche i suoi contro questa scelta, perché comunque io mi svegliavo la mattina pensando al test con l'ansia e andavo a letto la sera pensando al test con l'ansia. Non c'era mai una pausa, facevo sempre le stesse cose, sempre quiz, ero sempre concentrata a mille sul test ed ero completamente da sola perché non seguivo un corso, quindi mi insegnavo le cose da sola. È stato molto molto pesante dal punto di vista emotivo, ma anche di studio, di testa, di concentrazione. Però alla fine ha funzionato, è stato ripagato tutto questo grande lavoro che ho fatto. Un'altra scelta che so che altre persone hanno deciso di intraprendere invece di dedicarsi completamente e da soli al test tutto l'anno è quella di seguire un corso. I corsi disponibili del test, quindi sono corsi di preparazione per il test che sono anche annuali, durano tipo da ottobre a giugno. Sono organizzati da diverse associazioni, siti, come li volete chiamare. Tra questi io so di Cordua, Alpha Test, Testbusters e Wow, anche se onestamente io non li ho mai provati, quindi non vi sto qui a suggerire uno piuttosto che l'altro, ma so che molti sono validi e molte persone che hanno scelto di fare il corso si sono trovate molto bene. E secondo me questa cosa è molto utile per chi ha davvero tante lacune e ha bisogno di qualcuno che possa spiegargli gli argomenti senza doverlo fare da solo. Un'altra opzione è quella del piano B. Quindi quella di scegliere una facoltà scientifica con un piano di studi molto simile a quelli che sono gli argomenti del testo, molto simile a medicina, per avere una base per la preparazione del test, per quanto riguarda gli argomenti del test, e poi avere un piano B su cui ricadere nel caso in cui anche il secondo anno non dovesse andare bene il test. Queste facoltà possono essere ad esempio CTF, Biologia, Biotecnologia o Farmacia, che sono molto buone e al primo anno un piano di studi simile anche a quello di medicina, quindi consentirebbero anche magari di convalidare alcuni esami e ti possono dare quella base da cui poi può partire la preparazione per il test. Ovviamente non basta solo studiare per gli esami di quelle facoltà, perché la preparazione di un esame che può essere ad esempio orale è sicuramente differente rispetto alla preparazione di un test a crocette come quello di medicina. Questi erano un po' per riassumere insomma i piani B e le opzioni che ci sono dopo appunto non aver passato il test, ed era un po' anche la mia esperienza e quello che ho fatto io. Spero che questo video vi sia stato utile e magari vi sia anche piaciuto. E io comunque vi lascio qui sotto il link alla mia pagina Instagram dove condivido contenuti per il test, ma anche consigli e la mia esperienza, e poi vi porterò anche con me a medicina. E intanto vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!